Romanzo storico, Lisa Sardi, Lisa Lasci. L'ultimo segreto di Botticelli. Eravamo rimasti al secondo capitolo. La prima marchesa di San Secondo Bianchi Ariario lasciò il letto 3 settimane dopo. La pelle era sempre liscia, ma non più diafana, un colore ittoroseo le imporporava le guance e un dolce profumo la seguiva ovunque andasse. In pochi avevano avuto la possibilità di porgerle i propri rallegramenti per l'inaspettata guarigione, perché lei disdegnava la compagnia di tutti, anche se dei suoi stessi figli, limitandosi a passare il tempo con la strana popolana, dagli occhi ambrati e dal taglio felino, che la seguiva come un'ombra silenziosa dai giorni della malattia. Salutato il primogenito Pier Maria e l'amico letterato Pietro Aretino, la marchesa finiva per chiudersi per ore nelle sue stanze che aveva fatto riempire di piante officinali e alambichi. In molti a San Secondo, piccolo feudo dall'importanza strategica posto tra Parma e Piacenza, pensavano che la loro signora fosse uscita di scena dalla morte del marito avvenuta l'anno precedente e che la malattia le avesse instillato il terrore di potersene andare a sua volta. Gli strani intrulli e decotti che preparavano il giorno con la nuova arrivata potevano forse essere un tentativo di allontanare la morte quando si fosse nuovamente presentata alla sua porta. Pier Maria, Costanza e le altre figlie davano questa interpretazione alle dame di compagnia della madre, che si era trovata da un giorno all'altro fuori dalle grazie della loro signora. Lucia invece viveva nell'orbita della marchesa ed era suo malgrado al centro dei discorsi che faticava a comprendere. L'unica cosa che aveva capito era che le ricette e le cure che sua madre le aveva insegnate per anni erano conservate all'interno di un grande volume del quale la nobildonna le aveva fatto dono. Sua madre le aveva insegnato a sciogliere e piegare le piante al suo volere utilizzandolo al fatto, perché viveva nel mondo delle tenebre e non poteva far altro, mentre Bianca l'aveva spinta a utilizzare anche la vista e le aveva insegnato a decifrare gli strani caratteri che punteggiavano le pagine del grosso volume di Experimenta ideati dalla contessa di Imola e Forlì, Caterina Sforza. Luce si chiedeva spesso se, stando con la figlia della zona diavolo, stesse penetrando a piccoli passi nel mondo della conoscenza e delle lettere, o se stesse perdendo nelle tenebre senza nemmeno rendersene conto. Passava ora a fissare quella donna enigmatica, chiedendosi se fosse giusto odiarla o venerarla. Per colpa sua non aveva mai avuto un padre, ma ora forse poteva almeno avere una madre. Cosa avrebbe dovuto scegliere, la luce o le tenebre, la speranza o la vendetta? A volte mi chiedo se siete molto stupido o molto furba. Una voce femminile proveniente da un punto imprecisato alle sue spalle riscosse Lucio. Non avrebbe saputo dire a che ore fossero, ma probabilmente il primo pomeriggio, perché era quello l'unico lasso di tempo in cui Bianca la lasciava per andarsi a riposare. Non le era mai capitato di essere avvicinata nella sala delle piante, come in tanti a palazzo avevano iniziato a chiamare lo studiolo della marchesa. E mai si sarebbe aspettata che a farlo sarebbe stata la seconda donna più importante della piccola signoria, Camilla Gonzaga, moglie di Pier Maria, primogenito della marchesa. Lucia la guardò senza riuscire a nascondere la sua sorpresa. Vestiva un bel abito di broccato verde, il cui taglio faceva risaltare le sue rotondità. Le mani erano prive di gioielli, mentre al collo portava una lunga collana che le arrivava fino alla vita.
A luce servirono alcuni istanti per riuscire ad alzare il viso e guardare negli occhi la nuova arrivata. Vide un volto rotondo, pieno e potenzialmente bello, ma solcato dai segni di una rabbia solo in parte trattenuta. Non capisco. Camilla le si avvicinò ancora. Luce fece istintivamente alcuni passi indietro e un goffo inchino senza capire perché la Gonzaga potesse avercela tanto con lei. Ora poteva scorgere addirittura una vena pulsare sul volto della donna. Lo sapete che l'Inquisizione le brucia le streghe? C'era rabbia nella sua voce, ma anche dolore. 2 anni fa, ammirandola fra girano marmellini da Faenza, ne fece bruciare 3. Si chiamavano Bernardina, Maddalena e Camille. E a Mantova alla stessa fine fecero 4 farmacisti ed erboristi che praticavano l'alchimia e l'adorazione del maligno. Uno si chiamava Leone, vi assicuro che non ruggiva mentre le fiamme lo avvolgevano. Io non sono una strega. Camilla si guardò attorno e toccò il galbano, una pianta che la marchesa intendeva utilizzare quel giorno, e sorrise. Tristemente.